Allora, ospite del nostro Hot Corner qui a Roma in via del Babuino, Peter Marcia. Sei visto cosa ti ho allestito, Peter? Grazie, Guarda, grazie. eh? Bellissimo, bellissimo. Allora, Peter Marcia che è a Roma, lì c'è una città con un cortometraggio molto particolare, affascinante, che ci racconti tu, che parte poi dalla tua terra, dalla Sì, Sardegna, sì, per sì, sì, sì. raccontare questa nuova voce, diciamo che si chiama. Allora, il titolo è Una nuova Esattamente. voce ed è partito tutto da È un una. cortometraggio di 13, Sì, 14 minuti. 13 minuti. È partito tutto dall'esperienza di questa associazione Sardegna Solidale che da fine di aprile ha iniziato a piantare alberi in tutta la Sardegna. Questo Allora, in seguito agli incendi o no, no? no, È no, no, stato prima. prima, prima, prima. Diciamo che in Sardegna c'è una Sì, grande, cioè, purtroppo una tradizione di purtroppo una incendi. tradizione negativa di incendi tutti gli anni, soprattutto nel periodo estivo. Però no, loro indipendentemente hanno iniziato a piantare 5.000 alberi. Ah. A Allora mi ha incuriosito questa cosa, ha iniziato a documentare, partecipare. all'inizio era proprio una Esatto, documentazione. proprio una vera documentazione. L'iniziativa si intitola Pianta un albero e un gesto d'amore. Dunque, volontari sardi, gente comune di tantissimi paesi della Sardegna, Orgosolo, Bitti, Cagliari, eccetera, E eccetera, di tutte anche le età, città, anche di tutte le esatto, età, tutte le che questa è età, una chiave, no, anche per. esatto, hanno iniziato a piantare alberi, allora ho detto vado a documentare, questa cosa mi sembrava anche per me un gesto buono andare a Certo. documentare e da lì è venuto fuori questo film. Che ha trovato poi la destinazione, paradossalmente, ma neanche tanto, insomma, Alice nella città, che è poi la Sì, sezione della Festa del Cinema, proprio esatto, dedicata ai più piccoli. Perché sì. poi mi ha colpito anche le scene in cui ci sono proprio i bambini, no? Che si prendono Sì, cura infatti de. la cosa molto bella è che c'erano proprio tantissimi ragazzini perché loro hanno coinvolto le scuole elementari, i ragazzini delle scuole medie a piantare gli alberi. Sì, Cioè infatti si vede concretamente, loro con esatto. mano si sporcavano le mani, facevano il buco, inserivano la pianta e Esatto. come dire, sporcavano le mani, che è un gesto molto bello e anche, come dire, di questi tempi anche un gesto Sì. molto Infatti, e importante. poi tu ci hai messo Grazia Deledda. Come entra poi Grazia Ma guarda, Deledda? all'inizio volevo un assoluto silenzio, infatti il film Eh sì. si sente solo la natura e Sì. questa è C'è una la scena, musica all'inizio, esatto, c'è una scena, sottofondo. musica fatta da Marco Biscarini, Molto bella, tra l'altro, quella scena. dunque all'inizio doveva essere silenzioso perché volevo far parlare la natura, c'è cioè un gesto solenne dove gli uomini, i ragazzini piantano gli alberi, poi man mano mi è venuto, diciamo, ci è venuto anche comunque così, di inserire una piccola voce e allora abbiamo valutato questa una poesia di Grazia Deledda Che sembra scritta apposta poi, no? esatto, che è Perché. tradotta, l'abbiamo tradotta in sardo di Nuoro ed è diventata una. Eh sì, è quasi il mantra poi per questa Esatto. nuova E voce. poi quest'anno sono i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, che è la prima premio Nobel italiana a È vincere vero. Quindi per la tutto torna, letteratura. Sì, diciamo, sì, tutto sì, torna sì. dal green alla Sì. sostenibilità. Senti, Peter, quanto è cambiato il tuo cinema, il tuo modo di vedere le cose in questi anni? Ci eravamo visti l'anno scorso a Trierieri a Venezia, all'Hot Esatto, Corner per Neil Deiotti e Paola Cortellesi. esatto. Ma guarda, io continuo molto ad interessarmi a ciò che succede, c'è uno sguardo un po' a tutto tondo, nello stesso tempo sto anche cercando di realizzare dei film di fiction, perché sto realizzando un film d'animazione, Ah. tant'altro. Però come ti dicevo, ti sottolineo, mi piace molto guardarmi attorno e queste cose che, come diciamo, questo lavoro di una nuova voce, parlare del green, parlare di queste, cioè, di queste tematiche, tematiche dell'infanzia, tematiche sociali, politiche, cioè mi interessa molto. Certo, anche perché poi diventa una cosa proprio concreta, no? Cioè diventa Esatto, e di cinema questi da tempi usare. c'è molto materiale, perché Ma giustamente sì. stiamo uscendo da un periodo molto, molto difficile, però è anche un periodo di grande ripartenza. Infatti il film, ti faccio notare, ma diciamo, tu che l'hai visto, non, poi ci sono stati gli incendi in Sardegna, la Sardegna è stata devastata quest'estate, però ho voluto non mostrare quelle immagini, perché le immagini sembrava Marte, era proprio veramente È vero, però, pesante. perché infatti guardando Nuova Voce la cosa che ti lascia alla fine è la positività, cioè Sì, quasi, sì, no, sì, sì, sì. in prospettiva, con questi bambini che piantano Esatto. Dunque, delle. nel dramma che c'è stato quest'estate, ma che abbiamo già da 2 anni, perché è un dramma veramente Certo, grosso, che ciclico ci sta praticamente. toccando anche a livello, anzi ci ha toccato a livello Psicologico. psicologico, però dobbiamo fare in modo che ci sia positività, se no non riusciamo a ripartire bene. E questo Esatto. soprattutto col cinema, cioè abbiamo bisogno di belle storie, ma ho visto che anche
anche gli altri colleghi, eccetera, sono delle belle storie che stanno venendo fuori. Eh sì, poi adesso insomma è il momento anche della ripartenza, la festa del cinema, qui è anche un momento proprio per guardarsi avanti. Senti Peter, tu che spettatore sei? Cosa ti piace vedere? Io sono uno spettatore, guarda, guardo tutto. Ah, sei un onnivoro. Sono onnivoro, super appassionato, dicevo, quando ero più piccolo passavo da Pierino a... a Tarkovsky. A Tarkovsky, a Bergman, no, tutto, tutto, no, sono un grande appassionato, mi vado a vedere tutto e... E ultima cosa che ti ha folgorato? Allora, mi è piaciuto molto Titan, il film. Ah, certo, che è appena uscito in sala. Sì. Controverso, molto particolare. Molto particolare. A un primo impatto mi ha lasciato anche a me un po' così sconvolto. Poi è un film che ti rimane dentro, che ci pensi. E lo rielabori. E vai a documentarti, perché c'ha veramente una materia sotto molto... Incandescente. E però poi sono molto curioso adesso di vedere sia i film che stanno qui alla festa. Sì, ce ne sono tanti. Molto curioso del film Aria Ferma che è stato girato. Certo, Leonardo Di Costanzo con Tony Servillo. C'è un bel movimento comunque, c'è un bel movimento. Senti Peter, siamo qui a Creed, che è una profumeria. Tu che profumo associ alla tua Sardegna e in questo caso proprio il cortometraggio? Ma guarda, tu dici... Perché lì ce ne sono tanti, eh? Lì c'è proprio la natura... Sì. Ma guarda, girando, facendo le riprese, mi ha proprio ammaliato quel profumo della mia terra, perché veramente abbiamo girato veramente tra le montagne, tra i paesini anche più sperduti, e c'è quel profumo di natura che veramente non sentivo da quando ero piccolo, perché quando ero piccolo, non so, andavamo con mio padre a fare le scampagnate, eccetera, e devo dirti la verità, non l'ho mai più sentito. Adesso a 43 anni lei ho di nuovo... Che meraviglia. Bello, no, veramente un profumo di natura, di quello forte. Che ti riporta indietro, bellissimo. Senti Peter, l'ultima domanda è un gioco che facciamo sempre qui all'Hot Corner. Questa sera devi partire per un'isola deserta e puoi mettere in valigia un solo film. Guarda, L'attimo fuggente. Ah. Sono che hai detto di Peter Weir, non L'attimo fuggente con Robin Williams. No, perché sono un grande appassionato di quel regista, infatti non ho capito perché non ha girato più altri film. Cioè, adesso da un po', sì, da Master in Command, no, dopo Master in Command ha girato The Way Back, quello, sì, e poi basta. Non ha girato più niente, infatti io... lui è fantastico, Green Card, te lo ricordi Green Card? Sì. E Fearless, io per esempio sono molto amante di Fearless, quel film con Jeff Bridges che poi non è mai uscito. Sì, sì, è un grande regista, infatti è L'attimo fuggente, infatti ne parlavo anche tempo fa con degli amici, è un film che da piccolo mi ha veramente toccato, dunque... Sì, perché poi tu sei la generazione mia, quelli che avevano l'età in cui il professor Keating entrò proprio... Quelle scene del professor Keating dove ti incitava a fare quello che tu... Esatto. E ridicolizzava i professori conservatori, quindi c'era proprio... Esatto, e lì mi aveva dato un input per dire, devo fare... Molto ingenua come cosa. Beh, certo, però quello i sogni. Però dicevo, devo fare quello che diceva il professor Keating, tirar fuori la cosa. Dunque mi è rimasto sempre impresso, però poi mi sono visto tutti gli altri film suoi. Tanto Picnic a Hanging Rock, cioè ci sono. Sono uno più bello dell'altro, ma infatti citavi tu Green Card, Matrimonio di convenienza, che è il film che lui. Che lui non scrive poco, no, scriveva poco le sceneggiature dei suoi film. Quel film l'aveva scritto lui. E fu criticato perché dice che era un po' leggero, ma invece è tra l'altro attualissimo. Se tu lo vedi, l'ho visto un paio di mesi fa, l'hanno fatto in televisione. Gerard Depardieu, di McDowell. Ci sono dei dettagli, la colonna sonora, poi e la serra in cima alla casa di Manhattan. E poi c'è il grande film che è quello con Mel Gibson e Sigourney Weaver e Linda Hunt, Un anno vissuto pericolosamente. Che quella è. Poi anche aveva fatto Mosquito Cosco. Mosquito Cosco e River Phoenix, certo, altro grande film dimenticatissimo. E poi per me uno tra i più belli è Witness, il testimone, sempre con. No, una super. Diciamo artista. Che ne ha sbagliati pochi. Pochissimi. E anche Master and Commander, se tu lo rivedi, è un film. Sì, peccato. Ma scusa, lanciamo una Peter Weir, ma torna, vieni a Roma, fai qualcosa, veramente. Ci manchi. No, infatti bisognerebbe riempirlo di leoni alla carriera, ma, palme d'oro. Questo sì, perché comunque è un grande autore, cioè veramente un grande autore. Anche se credo che sia un po' schivo come persona. Probabilmente sì. Molto, sì, c'ha la plomba. Forse deve stare nella sua Australia, tranquillo, senza... Però, del esatto, però Peter, noi ti aspettiamo, siamo qui da Peter a Peter, esatto, Peter Marcia, Scott esatto, Corner. Grazie Peter. Grazie mille, grazie.